Allora inizio subito prendendo le cose alla larga. Prima di tutto quest'anno sono particolarmente imbarazzato perché la presenza del professore Azzolin è da un lato per me un grande onore e dall'altro senza dubbio anche motivo di pudore, perché se avete letto, non è facile perché i libri non è facile reperirli. Se avete letto le sue due opere sui fratelli Scotton e sul Cardinal de Lai, la prima l'ho letta, invece il Cardinal de Lai ce l'ho qui grazie al professore, vi renderete subito conto della serietà dei suoi studi, della vastità della preparazione della cultura, cosa di cui noi abbiamo veramente bisogno, uniti a una profonda fede. Quindi, senza dubbio, vi sono persone tra di voi, come il professore Azzolin e certamente molti altri, che si annoieranno nel sapere già tutto quello che io vi dirò o anche che magari noteranno errori, lacune, mancanze, di precisione. Naturalmente vi dico, non si tratta in queste lezioni di dare uno studio scientifico o accademico, mi rivolgo qui a dei militanti, a dei cattolici militanti ed è una continuazione ideale con quanto detto l'anno scorso. Sono queste le giornate della regalità sociale di Cristo Re, il fine, lo scopo su questa terra, perché il fine ultimo è la salvezza delle nostre anime, del maggior numero possibile di anime, e che Cristo regni anche nella società. Ora noi cercheremo di vedere l'applicazione di questa dottrina della regalità sociale di Cristo Re, oppure invece l'allontanamento da questa dottrina, in un determinato momento storico, nella storia del nostro paese, perché mi soffermerò particolarmente sull'Italia, e poi naturalmente in un determinato momento storico. Il cattolico di oggi è smarrito perché è privo il più delle volte di punti di riferimento e molte volte è tentato di andare a cercare questi punti di riferimento in altre dottrine politiche, in altre filosofie, Dio non voglia in altre religioni. Noi invece abbiamo una tradizione e abbiamo una dottrina, la dottrina sociale della Chiesa, che poi è nient'altro che la dottrina dei Vangeli mediante l'insegnamento della Chiesa, che non è seconda a nessun'altra, in quanto ci viene dal Verbo di Dio, Gesù Cristo e dal suo vicario. Ragione per cui non solo non abbiamo nulla da cercare altrove, ma invece dobbiamo conoscere le nostre radici per continuare, in modo diverso naturalmente, visto le circostanze diverse, la medesima battaglia. Prima di abbordare il tema di questa prima lezione, che concerne i cattolici chiamati intransigenti, vorrei però fare un breve ricordo su Modena, già che ci troviamo a Modena. Non so quanti modenesi più o meno autentici sono presenti. Da tempo invoco dal vinicio gnocco e tigelle, ma non ho avuto ancora, so già che non ci saranno. Ma comunque, se siamo a Modena, possiamo respirare un po' l'aria di una continuità nella difesa della più pura, intransigente, integrale tradizione cattolica. Tutti sanno che al momento della restaurazione i due sovrani che maggiormente difesero la Chiesa e cercarono di rimediare ai danni della rivoluzione furono Francesco IV e Francesco V e attorno a Monsignor Baraldi, alla Voce della Verità, a moltissime iniziative che nacquero proprio qui a Modena, era una specie di refugium per tutti coloro che desideravano difendere una determinata dottrina, con il Canosa, Leopardi e altri, vi fu una prima scuola di cattolicesimo militante a Modena, seppur con tutti i limiti del tradizionalismo del primo Ottocento.
Abbiamo poi avuto a Modena, anche se non modenese, la presenza di Monsignor Balan, un personaggio importantissimo e per la storia della Chiesa, ma non era solo uno storico, era anche lui un sacerdote, un militante, un attivo difensore dei diritti della Chiesa nella società. Abbiamo poi avuto, parleremo appunto di questa opera, che fu praticamente la rappresentanza più importante del movimento cattolico dal 1874 al 1904, l'opera dei congressi. Ebbene, quest'opera tenne due congressi, o meglio uno e uno qui a Modena, un primo congresso a Modena nel 800 e un secondo, il ventesimo e ultimo, quando l'opera ormai non sussisteva più, nel 1910. Ho tra l'altro qui un libro che è passato inosservato, di Camillo Rosselli, Scritti e pensieri. In realtà è la famiglia che fece pubblicare gli scritti, i pensieri di questo Rosselli, che era uno dei tanti militanti cattolici di quegli anni, che esemplifica appunto, che espone l'opera dell'opera qui a Modena ai suoi tempi. Egli morì nel 1919. Allora, i cattolici intransigenti. Prima di tutto, in che contesto storico essi si trovano? Avremmo infatti la possibilità di cercare la messa in pratica della dottrina politica, sociale, della regalità di Cristo in altri periodi storici, per esempio nel XIII secolo, l'apogeo, oppure nel XVI secolo, al momento della Controriforma, oppure anche nel XVIII secolo, la reazione al movimento illuminista, giurisdizionalista, febroniano. Ma senza andare così indietro, vediamo i nostri nonni, e i nostri nonni sono i cattolici intransigenti. Naturalmente, come dice San Paolo, o portet hereses esse, in un certo senso è necessario che ci siano eresie, perché il Signore, che è l'unico che può fare in modo che anche il male possa contribuire al bene, provvede a che, di fronte ai più grandi mali, per reazione sana si sviluppi anche la migliore difesa della Chiesa e quindi anche il pensiero cattolico. Il grande male contro il quale reagirono i cattolici, che presero appunto il nome di intransigenti, fu la rivoluzione italiana, a torto chiamato Risorgimento. L'applicazione, cioè, anche nella penisola italiana, la più vicina alla Chiesa, colei che ospita il patrimonio di San Pietro, laddove Cristo stesso ha voluto che si trovasse il suo vicario, e apro una parentesi, il mondo laicista, Montanelli per esempio l'ha detto mille volte, la rovina d'Italia è la presenza del Papa, tra l'altro la mancanza di unità d'Italia sarebbe dovuta alla presenza del Papa. Questa scuola di pensiero ci dovrebbe spiegare come mai la Germania fu divisa in una miriade di stati anche fino al 1870. In realtà la divisione in molti stati, in molti feudi, eccetera, nel nostro paese come in quello tedesco, è l'eredità soprattutto, e non ne parlo per questo male, del Santo Impero. È un'eredità medioevale che accomuna Italia e Germania e quindi appunto anche nella storia di questa situazione diversa da altri paesi che ebbero invece molto prima un'unità nazionale. Ma l'unità nazionale non fu motivo, fu pretesto. Pretesto, ed è facile capirlo, poiché la rivoluzione italiana fu la continuazione dell'invasione che le truppe francesi giacobine avevano compiuto già prima, non per favorire l'Italia, ma per soggiogare l'Italia. Quanto agli stati della Chiesa,
Come sapete, nel 1859 vi fu l'invasione delle legazioni di Romagna e dell'Umbria, nel 1860, con dei plebisciti naturalmente falsi come la maggior parte delle votazioni, vi fu l'annessione delle legazioni, ma ecco che si organizza nello stesso tempo un esercito papale e pontificio che ha questo di bello: non solo la base di queste truppe sono romane, italiane, ma anche vi è un apporto da tutti i cattolici del mondo. L'ultima crociata, come è stata detta. Ecco quindi la grande battaglia, seppur persa, di Castelfidardo, che nel pellegrinaggio di Loreto noi abbiamo la volontà di commemorare ogni anno, la sconfitta e la perdita delle Marche e dell'Umbria, e dopodiché il famoso discorso di Cavour: libera Chiesa in libero Stato, separazione tra Stato e Chiesa, proclamazione del Regno d'Italia. Questo nel 1861. Si stringerà d'assedio la Chiesa in maniera bellica nel 1867 col tentativo garibaldino dell'annessione degli Stati della Chiesa, falliti con la straordinaria vittoria di Mentana, vittoria delle truppe di Pio IX naturalmente, nel novembre del 67, e poi, come sapete, la breccia di Porta Pia, la presa di Roma, l'invasione del Lazio il 20 settembre 1870. Da allora il quotidiano cattolico più noto, più famoso, più antico, l'Unità, non l'Unità di Gramsci, cattolica, l'Unità cattolica, uscirà listata a lutto. Questo fino al 1898, nel 1898, quando ne parleremo, è un'altra data chiave di questo periodo del cattolicesimo intransigente, quando su ordine del prefetto, dopo che questo quotidiano fu chiuso e praticamente i giornali cattolici uscivano, possiamo dire, un giorno sì, un giorno no, perché erano sequestrati, era proibita la pubblicazione, venivano chiusi, poi riaperti, poi chiusi di nuovo. Quando nel momento del 1898 fu chiusa anche l'Unità cattolica, venne concesso in seguito il permesso di stampare di nuovo il giornale a una condizione: togliere il lutto dalle pagine del giornale per il 20 settembre. E Sacchetti, uno dei grandi personaggi di questo cattolicesimo intransigente, il cattolicesimo veneto, ho qua un bellissimo libro che non si trova penso più, di uno storico del movimento cattolico, seppur di parte democratico cristiana, Gabriele De Rosa, forse il più noto, Giuseppe Sacchetti, La Pietà Veneta, che è veramente molto bello, e se qualcuno lo trova in una biblioteca lo consiglio. Ebbene, Sacchetti dovette cedere, per cui non pubblicò più l'Unità cattolica listata a lutto. Ma nella prima pagina, tutti i numeri, vi era l'ordine del prefetto che diceva, imponeva di non mettere più il lutto per il 20 settembre, per cui il lutto si trasformava, diciamo così, non era più il bordo nero, ma il comunicato prefettizio. Questo per dire che erano anche spiritosi i nostri cattolici intransigenti. Nel 1870 quindi è un momento terribile per il cattolicesimo. Sembrava impossibile che cadesse Roma, Roma invece cadde. Ma non solo da un punto di vista bellico, ma anche da un punto di vista legislativo si stringeva l'assedio contro la Chiesa. Fare la lista delle leggi repressive, delle leggi anticristiane, che in un crescendo furono promulgate in quegli anni, non è possibile. Pensiamo soprattutto a una data chiave, non solo il 1848, quando nel regno sardo Carlo Alberto diede per la prima volta la libertà di culto ai valdesi, protestanti, agli ebrei, ma nello stesso tempo espulse i gesuiti,
un concetto molto liberale di libertà di culto. Ma quando nel 1866 un nuovo calendario, sopprimendo gran parte delle feste di precetto, si sforzava di scristianizzare la vita quotidiana dei cattolici italiani, quando il nuovo codice civile non solo ammetteva il matrimonio civile, che nacque, come sapete, con la rivoluzione, ma già prima nacque con il protestantesimo. È Lutero il primo che considera il matrimonio un fatto meramente civile, non più un sacramento, ma anche col codice civile nel 66 il matrimonio religioso perde ogni valore legale. Soprattutto nel 1866 vengono soppresse le comunità religiose e confiscati i loro beni. Nel 1867 vi è la legge per la soppressione degli enti ecclesiastici e la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire depauperamento della Chiesa, impossibilità di svolgere le opere religiose. Questo vuol dire, di già come facevano gli imperatori pagani, rendere impossibile alla Chiesa la sua opera sociale e di carità e di fede. Questo vuol dire distruggere la religione, soprattutto questi ordini religiosi che da sempre, anche sotto i sovrani settecenteschi, come sotto i sovrani del Cinquecento, luterani, anglicani, eccetera, erano particolarmente malvisti, non solo perché la loro vita riaffermava la superiorità della contemplazione sull'azione, affermavano l'importanza della contemplazione, ma soprattutto gli ordini religiosi dipendevano direttamente dal Papa, erano esenti dai vescovi, e mentre gli stati speravano di poter nominare i vescovi e quindi controllare i vescovi, si trovavano a disagio con i religiosi. A Roma vi sarà il periodo in cui Ernesto Nathan, una specie di figlio adottivo di Mazzini, ebreo, gran maestro della massoneria, sarà sindaco di Roma. È il periodo in cui il corpo di Pio IX si cercherà di gettarlo in Tevere, è il periodo in cui viene in Campo dei Fiori eretta la statua di Giordano Bruno, che è in pratica il filosofo di riferimento della massoneria. È il periodo, insomma, in cui la Chiesa è perseguitata in ogni modo. Quanti vescovi in carcere, quante diocesi prive di pastori. Quindi ecco che in reazione a questo movimento di scristianizzazione i cattolici non restarono mano nelle mani, ma decisero prima di impugnare la spada per difendere la Chiesa, per esempio Mario Fani, che è stato con il conte A. Quaderni il fondatore della gioventù cattolica italiana nel 1867, gioventù cattolica che fu fondata appositamente il 18 di settembre per commemorare la battaglia persa, ma l'inizio delle battaglie, di tutte le battaglie di Castelfidardo. Quindi vi era di già fin dalla nascita della gioventù cattolica, che è l'antenata dell'ACI, dell'Azione Cattolica, questo desiderio di riconnettersi alla difesa del potere temporale del Papa, che vuol dire concretamente regno di Cristo sulla società per la sua gloria e la salvezza delle anime. Vi dicevo, Mario Fani si era battuto contro le camicie rosse. Sacchetti, un giovanissimo Sacchetti, nel 1870, scrisse il suo testamento e partì per Roma per combattere per Pio IX. Scrisse il testamento pensando di poter morire e partì. Quindi prima furono difensori di Cristo con le armi, poi, non potendo più battersi con le armi, con la penna e sfidando il carcere. Infatti i soldati di Pio IX, coloro che non erano tra l'altro dei sudditi di Pio IX, erano considerati sudditi del Regno d'Italia, come Sacchetti, no Sacchetti, sì, Sacchetti lo era di già perché il Veneto è stato annesso nel 1866 e quindi combatteva contro, potremmo dire,
l'Italia, per cui la sua posizione era tutt'altro che facile, voi capite bene. Questi uomini quindi decidono di riunirsi in questa società della gioventù cattolica italiana a Bologna, a Quaderni e Fani. Ben presto però queste sezioni sono create un pochino ovunque, particolarmente in Veneto, ed ecco che si decide quindi di difendere la Chiesa. Qual è, diremo così, qual è il punto di riferimento per la loro azione religiosa, politica, sociale? È il sillabo. L'enciclica Quanta Cura è il sillabo che Pio IX aveva pubblicato nel 1864. Anche qui le date non sono a caso, 8 dicembre, festa di Maria Immacolata, colei che ha sconfitto tutte le eresie, colei che schiaccia il capo del serpente. Già Pio IX avrebbe voluto quindi nel 1854, quando vi fu la promulgazione del dogma, unire questi documenti, lo farà 10 anni dopo. Come fu accolto il sillabo? Possiamo dire che fu accolto in maniera uniforme in tutti gli stati, direi, del mondo e in Europa soprattutto, in una sola maniera. Fu proibito. Fu proibito in Francia, fu proibito in Italia, fu proibito in Austria. Infatti i cattolici veneti, che si opporranno sempre alla scristianizzazione, al liberalismo, non avranno poi una grande nostalgia del governo austriaco, perché il governo austriaco, esattamente come quello italiano, perseguitava la Chiesa, soprattutto a partire da un certo periodo. Sappiamo che Francesco Giuseppe ebbe il merito di aver rotto con la tradizione giuseppinista, quindi la secolarizzazione nel Settecento, potremmo dire, Vienna era la capitale della massoneria in un certo periodo, col concordato nel 1850 rotti, ma nel 1860-66 eccetera ormai le influenze liberali del Parlamento viennese giunsero al punto di porre come capo del governo un protestante e sempre di più le leggi liberali dominavano anche nell'impero austriaco. Quindi in realtà non si tratta di difesa di questo o di quello Stato, ma difesa della Chiesa di Gesù Cristo. Difesa di Gesù Cristo e della sua Chiesa e della sua dottrina. Questo sillabo deve essere letto, riletto e studiato, esattamente come facevano gli intransigenti di quei tempi, non solo qui in Italia. In Francia, in Germania, ovunque il sillabo fa nascere il movimento cattolico contemporaneo. È la Magna Carta del movimento cattolico contemporaneo. Se voi leggete, per esempio, nella vita di Albert Demain, come anche per lui, il sillabo fu il momento in cui decise, fu la lettura di un libro sul sillabo, che veniva dalla Germania, cioè quindi di uno scritto dei cattolici tedeschi sul sillabo, che decise Albert Demain, uno dei pionieri del movimento cattolico francese, a prendere, lui che era un militare, lasciò la spada, ma prese la decisione di difendere la Chiesa in ogni modo, come lui tantissimi altri. Il sillabo è, come lo dice il nome, una lista, una raccolta di errori contemporanei, che tutti si riassumono in fondo nell'ultimo. L'ultima proposizione che Pio IX condannò è, come ben sapete, la più famosa, la 80ª, il romano pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà. Proposizione condannata. Non perché, e lo vedremo benissimo, non perché in realtà noi siamo contro il progresso, ma il progresso come lo si intendeva, ovvero sia quello che Leone XIII chiamerà il diritto nuovo. Questo nuovo diritto, queste nuove leggi, questa nuova mentalità che la rivoluzione francese, erede
non dimentichiamolo mai, delle rivoluzioni americane, inglesi e protestanti, aveva iniziato solamente pochi anni, pochi decenni prima. Il sillabo contiene varie parti. Una prima parte, errori, dunque il panteismo, il naturalismo e il razionalismo assoluto. E il Concilio Vaticano I riaffermerà questo caposaldo che l'esistenza di Dio e come la ragione umana è capace di conoscere e dimostrare l'esistenza e gli attributi di Dio. Caposaldo che i modernisti combatteranno di nuovo. L'errore che nega la ragione umana la possibilità di avere una conoscenza oggettiva viene anche lì dal fideismo protestante, che inizia con una falsa esaltazione della fede e finisce nell'incredulità. Questo è un punto essenziale, perché il soggettivismo, il relativismo, il liberalismo, il pensare che tutte le religioni, le filosofie, le opinioni sono in un certo senso degne di rispetto, tutto ciò viene dal fatto che non si crede più alla possibilità di una conoscenza oggettiva della verità. Se così è, ogni opinione vale un'altra. Se così non è, allora c'è la distinzione tra il vero e il falso e quindi tra il bene e il male. Ecco perché il sillabo inizia condannando panteismo, naturalismo, razionalismo assoluto come il razionalismo moderato, che vuole mettere quindi la filosofia al di sopra della fede. L'indifferentismo e il latitudinarismo è esattamente l'errore più diffuso oggi. Ecco alcune proposizioni errate. È libero ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che sulla scorta del lume della ragione avrà reputato essere vera. Errore. Gli uomini nell'esercizio di qualsivoglia religione possono trovare la via dell'eterna salvezza e conseguire l'eterna salvezza. Errore. Almeno si deve ben sperare della salvezza eterna di tutti coloro che non sono nella vera Chiesa di Cristo. Errore. Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana, nella quale egualmente che nella Chiesa cattolica si può piacere a Dio. Errore. Questa era la Magna Carta dei cattolici intransigenti. Poi abbiamo la condanna del socialismo, del comunismo, delle società segrete, la massoneria soprattutto, le società bibliche, la diffusione della Bibbia che facevano i protestanti, e delle società clerico-liberali. Poi sono condannati gli errori sulla Chiesa e i diritti della Chiesa, gli errori che riguardano la società civile considerata in sé come nelle sue relazioni con la Chiesa, gli errori intorno alla etica naturale cristiana, gli errori circa il matrimonio cristiano, e qui vediamo quindi il divorzio, per esempio, ed infine gli errori intorno al civile principato del Papa, il potere temporale della Chiesa, e infine gli errori che si riferiscono all'odierno liberalismo. Li leggo. Errore. In questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, esclusi tutti gli altri culti, quali che si vogliano. Errore. Però, lodevolmente, in alcuni paesi cattolici si è stabilito per legge che a coloro i quali vi si recano sia lecito avere pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno. Errore. È assolutamente falso che la libertà civile di qualsivoglia culto e similmente l'ampia facoltà a tutti concessa di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero palesamente ed in pubblico conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi dei popoli, a diffondere la peste dell'indifferentismo. Errore. E infine, l'ottantesima proposizione che già vi ho letto, il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà. Questo fu appunto il fondamento dell'azione religiosa, politica e sociale dei cattolici dal 1864 in poi.
Naturalmente vi era, come sapete, il non expedit, cioè la proibizione per i cattolici di votare. Perché? Non solo perché votando si approvava in un certo senso lo stato di fatto, quindi la usurpazione degli stati della Chiesa e un governo liberale anticristiano, ma anche perché quando i cattolici avevano provato a candidarsi alle elezioni, Margotti, questo sacerdote che persino Cavour rispettava pur lottando contro di lui, il fondatore di quel giornale di cui ho parlato prima, l'Unità Cattolica e l'Armonia prima, che Don Bosco diffondeva sempre, Margotti fu eletto e l'elezione fu cassata. Per cui Margotti disse: a che serve il candidarci se poi cassano la nostra elezione? Per cui lotta dura, senza paura, rifiutiamo lo Stato così com'è e organizziamo la resistenza cattolica al di fuori dello Stato legale, appoggiandoci sul paese reale, cioè su questa massa di milioni di italiani che tutti sono cattolici, tutti sono profondamente cattolici. E così si mise in pratica questa iniziativa con la famosa opera dei congressi. I congressi nacquero di già in altri paesi fuori d'Italia, per cui si pensò di imitare questi congressi di opere cattoliche, non solo politiche. Fu la Società della Gioventù Cattolica Italiana che, dopo molti anni di preparazione, riuscì a organizzare il primo congresso cattolico a Venezia per l'anniversario della vittoria di Lepanto, per commemorare nel 1874 il centenario della vittoria di Lepanto. Anche qui vediamo lo spirito che avevano questi cattolici, la vittoria quindi della cristianità contro i turchi, contro l'Islam. I congressi furono 19 più uno, quello di Modena, come vi ho detto, nel 1910, fuori lista. Ma soprattutto su iniziativa di un avvocato di Venezia, uomo di profondissima fede, di grande preghiera, l'avvocato Giambattista Paganuzzi, l'opera divenne ben presto non solo più una struttura di questa Società della Gioventù Cattolica che organizzava dei congressi, ma divenne qualche cosa di stabile. L'opera dei congressi diventava non solo più i congressi che si riunivano ogni anno se il governo lo permetteva, perché al terzo congresso di Bologna 1876 durò poche ore, giacché un tumulto guidato dai massoni, dai liberali, dai manziniani eccetera prese d'assalto la chiesa a Bologna dove vi celebravano il congresso, e il governo quindi disse: disordini contro l'ordine pubblico, e invece di impedire i disordini viene chiuso e proibito il congresso. Quindi non chi causa il disordine è castigato, ma chi ne è vittima. Questa era la situazione e vedremo nel poco tempo che mi resta ancora peggio. Questi congressi quindi si organizzano in maniera strutturata in modo tale che non ci sia un campo della vita comune sociale degli uomini, dall'arte sacra, dalle opere economiche e sociali, dalla unione elettorale che deve cercare anche con non espediti di impedire che i rappresentanti del laicismo più sfrenato e della massoneria possano prendere totalmente il comando nel nostro paese, eccetera. L'opera dei congressi quindi si staglia come la più grande opera cattolica che noi possiamo avere. Possiamo dare dei dati. Al momento del suo apogeo, 1897, l'opera contava di 189 comitati diocesani, 4036 comitati parrocchiali, 708 sezioni di giovani, e non era l'unica opera cattolica, la gioventù per esempio rimase sempre per conto suo, 16 circoli universitari, 698 società di mutuo soccorso, 567 casse rurali e 24 banche. Pensate che erano partiti dal nulla con la polizia e i prefetti che soffiavano sul collo continuamente, e pensiamo che il meridione d'Italia era quasi del tutto sprovvisto di questa rete che si trova soprattutto al centro-nord.
Ragione per cui possiamo dire veramente fu un'opera gigantesca. Ora, questi cattolici intransigenti erano il contrario dei cattolici liberali. Perché si chiamavano intransigenti? In Francia non si chiameranno così. Verranno definiti, per esempio, col nome di ultramontani, cioè coloro che stanno per chi sta al di là dei monti, per Roma, per il Papa. E vorrebbe dire, ogni cattolico deve essere ultramontano, tranne noi che le montagne ce ne abbiamo dall'altra parte. Evidentemente, noi stiamo di qui, dai monti e non di là. Eppure, invece, in Francia vi era ancora il gallicanesimo di Stato, alleato, stranamente, anche dopo tante lotte l'uno contro l'altro, col fondo di giansenismo e col liberalismo, perché i liberali cattolici hanno quasi tutti un precedente giansenista che li riconduce ancora una volta al protestantesimo. I liberali cattolici, dico, che è una contraddizione di termini, perché o si è liberali o si è cattolici. Pio IX disse: io non temo i rivoluzionari che alla Comune a Parigi fucilarono il vescovo, messero a ferro e fuoco la città, non temo questi diavoli fatti uomini, no. Io temo i cattolici liberali. Perché? Perché erano come una termite che dal di dentro distruggeva, voleva infiltrare e distruggere il cattolicesimo. Ora, i cattolici liberali sono del tutto estranei a questo grande movimento cattolico, anzi, sono avversi. Sono gli amici di quei prefetti. A volte saranno anche coloro che consigliano di usare la maniera forte, la maniera dura. Don Davide Albertario, per esempio, sospetterà, lo dirà al Sacchetti, e forse non a torto, che dietro la decisione di metterlo in carcere vi sarà il suggerimento di un altro prelato, una figura chiave del liberalismo cattolico, il quale tramite il suo amico cattolico ma liberale Ton di Revel cercherà quindi di distruggere finalmente quei cattolici intransigenti che secondo loro portavano alla rovina la Chiesa in questo scontro contro il mondo moderno. E quindi il miglior modo di liquidarli era quello di farli passare sotto la repressione. Quindi i peggiori nemici, in un certo senso si può dire, sono i nostri parenti, come si sa, lo dice già Gesù nel Vangelo, e chi è granato sa che i fratelli di città a volte sono i peggiori nemici, uno il nemico ce l'ha in casa. Il liberalismo cattolico che oggi predomina assolutamente, come vedremo nella terza lezione, era estraneo, come minimo era nemico ed avversario molte volte del movimento cattolico. Intransigenti allora perché? Intransigenti nei confronti dei transigenti, dei conciliaristi, di coloro che volevano un accordo con il nuovo Stato liberale, una conciliazione, in pratica volevano quello che Pio IX condannò nell'ultima proposizione del sillabo, che il Papa venisse a patti, finisse con l'accordarsi con questo nuovo mondo liberale, relativista e scettico. Questo mondo della libertà di religione, di culto e di coscienza, che poi era più a parole che nei fatti, e nei fatti chi non aveva libertà era la Chiesa. Intransigenti quindi, che denota un lato del loro carattere, contro i transigenti e i conciliaristi. Non tutti i transigenti, i conciliaristi di per sé, non bisogna confondere cattolico liberale e cattolico transigente e conciliarista, perché transigente e conciliarista è su un punto non solo pratico, anche dottrinale, ma anche pratico. Liberale invece è dottrinale, ma senza dubbio il più delle volte i due personaggi coincidono in un solo. Il transigente è un liberale. L'intransigente è veramente cattolico, è un cattolico cattolico, come ho detto nell'editoriale di Sodalizio. Mi ricordo solo più un quarto d'ora e purtroppo dovrei dire il grosso. Allora, quello che vi ho detto finora può far pensare che i cattolici intransigenti fossero, appunto perché intransigenti, persone insopportabili, persone
legate a un passato tramontato per sempre. E questo l'idea che se ne fece in un certo senso, per esempio, un uomo che nascerà da questo mondo intransigente, ma che se ne distaccherà in maniera radicale, Don Romolo Murri, il padre della Democrazia Cristiana. Vi sarà un po' questa idea che i vecchi, i Paganuzzi, eccetera, i Sacchetti, i vecchi erano delle persone sorpassate, difensori di un mondo morto, nemici del mondo moderno. Bisogna sapere che nell'opera si formarono due correnti, i cosiddetti vecchi e i cosiddetti giovani. I vecchi accusati di essere dei venetisti, cioè di volere la predominanza del movimento veneto, appunto un Paganuzzi, un Sacchetti, i fratelli Monsignori Scottone, eccetera, mentre abbiamo visto che anche Bologna, anche Roma ebbero questo grande ruolo, anche Milano, e nello stesso tempo di avere una visione nostalgica del passato, accentatrice, eccetera. Noi vedremo che tra i giovani vi saranno poi i principali esponenti del cattolicesimo integrale, in sintonia perfetta con i cosiddetti vecchi. La differenza quindi non era dottrinale, era una differenza di scelte pratiche, una differenza di caratteri, una differenza di metodi, ma non certamente di dottrina. Intransigenti gli uni, intransigenti gli altri, cattolici gli uni, cattolici gli altri, antiliberali gli uni, antiliberali gli altri, mentre invece diverso sarà quel drappello di giovani guidati da Don Romolo Murri, che poi verrà scomunicato e ne riparleremo. Ebbene, cosa volevo dire? Gli uni e gli altri, giovani e vecchi, e sottolineo anche i vecchi, proprio perché accusati, per esempio, di essere rimasti magari a Pio IX, di non aver capito la lezione di Leone XIII, il quale di fronte al socialismo, ricordiamoci che nel 1892 viene fondato nel nostro paese il PSI, Partito Socialista, di fronte al socialismo e alla situazione miserabile delle plebi italiane, non capiscono, sono ancora legati al potere temporale della Chiesa e non si preoccupano della questione sociale, del cattolicesimo sociale, delle bisogni e delle necessità concrete del popolo, della questione operaia, dei problemi posti dal marxismo nascente, condannato fin dal 1848 a Pio IX, ricordiamoci. Ebbene, si tratta di una calunnia. Si tratta di una calunnia. Il cattolicesimo sociale nel senso buono, la vera democrazia cristiana, come disse Leone XIII, cioè un'azione benefica per il bene del popolo, questa vera democrazia cristiana, quindi non in senso politico, è stata iniziata, fatta, voluta, sostenuta dai cattolici intransigenti e non, nella stragrande maggioranza dei casi, liberali. Parliamo della Francia, vi ho parlato di Albert Dumas, questo militare sconvolto dalle rovine fumanti di Parigi, che capisce che il liberalismo, che la rivoluzione è il male, che bisogna stringersi attorno a Pio IX. Quest'uomo però ancora gli sfuggiva una cosa, e un giorno conobbe il fratello Maurice Maignan. Questo fratello faceva parte di una congregazione religiosa fondata da poco, i Fratelli di San Vincenzo di Paoli. Fratelli di San Vincenzo di Paoli, riprendendo quello che San Vincenzo di Paoli fece a suo tempo, nascevano a loro volta dalle conferenze di San Francesco de Paoli. Si dice che fu Ozanam, un cattolico liberale, a volere queste conferenze di San Vincenzo di Paoli, che si occupava dei più bisognosi, dei derelitti, dei più poveri, dei più abbandonati in una grande città come Parigi oppure Lione. Non è Ozanam. Ozanam ha i suoi grandi meriti, ma in realtà chi volle, chi fondò, chi diresse queste conferenze di Francesco di Paoli era Bailly, padre di religiosi, assunzionisti, grande laico cattolico, intransigente come non mai. E questo Frère Maignan, che sarà un cofondatore, Maurice Maignan, uno dei cofondatori, farà i circoli operai di Montparnasse. Questo Frère Maignan disse:
Tu, Conte, domani devi capire l'importanza della questione sociale, l'importanza di che gli operai e i contadini mantengano la fede di sempre e siano aiutati in tutti i loro bisogni, in tutte le loro necessità, come ci ha insegnato Gesù Cristo. Ebbene, chi era questo Frère Maurice Maignan? Era il figlio di una guardia del re Carlo X, il re Ultras, quindi il re che si oppose al liberalismo, malgrado i suoi trascorsi di giovinezza, persino nella massoneria. Nell'ancien regime vi sono molte ombre. Era quindi il figlio di una guardia d'onore di Carlo X, era un uomo intransigente, un cattolico antiliberale nella maniera più stretta, che voleva il regno sociale di Cristo re. Sarà lo zio di un altro Maignan, padre Charles Maignan, il quale sarà anche lui membro dei fratelli di San Vincenzo di Paoli e membro della dieta, quindi del comitato direttivo, del Sodalizium Pianum, l'associazione di Monsignor Benigni del cattolicesimo integrale. Quindi le opere in favore degli operai nella Parigi industrializzata nascono dove? Nel cattolicesimo intransigente. Come d'altronde il Cotolengo, Don Bosco, che non erano certamente liberali, tutt'altro. Don Bosco era un amico, intimo amico dei fratelli Scotton, che erano, per chi non lo sa, eccoli lì, fratelli Scotton, che erano tre monsignori di Breganze, i quali in Veneto, i quali saranno sotto Leone XIII, sotto San Pio X, gli alfieri e del cattolicesimo intransigente contro il liberalismo ed il socialismo e del cattolicesimo integrale contro il modernismo. A proposito dei fratelli Scotton, parlando ieri sera col professor Azzolin, sono rimasto commosso. Io ho letto il suo libro, che è una meraviglia, Fratelli, gli Scotton, prediche, battaglie, imboscate. Il titolo già vale la lettura. Ebbene, mi raccontava alcuni episodi, ve li dico così tali e quali, perché direi che più che un libro pur dottissimo, questi episodi possono colpire di più al cuore e far capire cos'era il cattolicesimo intransigente. Egli mi ha raccontato, per esempio, che presentando il libro anche con autorità, con studiosi dottissimi, la gente del posto, credo di Breganze stessa, ascoltò e poi un contadino parlando con lui disse: beh, non ho capito molto, naturalmente erano studi approfonditi e molto dotti, dice, però io ricordo mia mamma piangente che mi mostrava i primi soldi che aveva guadagnato, non aveva mai visti i soldi in vita sua, che ha guadagnato vendendo il latte al caseificio. E chi l'aveva fatto questo caseificio? I fratelli Scotton, Gottardo Scotton, il più matto, il più intransigente di tutti, quelli che pure San Pio X, che li amava tantissimo, diceva quello è matto, eppure diceva quanto gli voglio bene. E bisogna sapere, San Pio X, quando era patriarca sardo, quando era monsignor sardo, predicava con gli Scotton per tutta Italia, erano amicissimi. Sempre questo Scotton, il quale sul campanile che fece costruire lui, e che ancora è il simbolo del suo paese, mise un enorme striscione cartello, abbasso il liberalismo. E nella Meridiana, mi raccontava Zolin, c'era l'ora di Roma rispetto a Breganze, ma non ha voluto mettere Montemario, ma Vaticano, perché il Papa sopra di tutto, sempre con il Papa. Ebbene, questo Scotton si occupò di portare nel paese i cannoni antigrandine perché finisse la distruzione del raccolto. Si occupò di portare i primi aratri in acciaio dall'Austria. Non c'erano. Chi ci ha pensato? I liberali no. I socialisti no. Monsignor Scotton li ha portati lui. Non ha dato solo quindi elemosina, carità, no. Ha fatto il lavoro, il progresso, quello vero. Per esempio ha voluto che a Breganze venisse la Laverda, questa impresa di cose agricole, poi più tardi di moto, fondò la cassa di risparmio, fondarono una congregazione di suore, impiegarono le fanciulle, le donne, eccetera, eccetera. Quindi hanno trasformato la loro parrocchia, era diventato il modello, la parrocchia esempio. E a causa dell'intima unione che si avevano con San Pio X, venne chiamato dal Corriere della Sera,
in un'intervista famosa nel 1911, il piccolo Vaticano. Questo era Monsignor Scotoni, quali, dopo aver passato la vita a predicare, tutti e tre, uno era parroco, gli altri due vivevano assieme a lui, dopo aver passato la vita a praticare, a predicare Gesù Cristo, la Chiesa, il Papa, si ritirarono e in questo paese col loro giornale, La riscossa per la Chiesa e per la Patria, non ricossa, ma riscossa, titolo voluto da Leone XIII stesso, questo quotidiano che faceva impazzire sia i laicisti, sia i cattolici liberali, poi i modernisti. Questo giornale, La riscossa, era stampato da loro, la loro anima, era la loro vita, uno delle miriadi di giornali, perché anche molti di questi cattolici intransigenti e cattolici integrali saranno giornalisti. Ma gli Scotoni non erano solo dei giornalisti, erano pastori d'anime, erano parroci, uno era parroco, erano predicatori, hanno scritto una miriade di libri, hanno fatto un bene immenso. Vedremo nella seconda lezione quanto hanno dovuto soffrire. In questa prima, quanto hanno dovuto soffrire da parte del governo laico. Monsignor Gottardo, prima di tutto, ebbe un macello in seminario contro i professori filomassoni, liberali, giurisdizionalisti, febbroniani dei suoi tempi. Ma poi due dolori, due arresti. Uno perché distribuiva delle immaginette su Papa Re alla stazione di Milano, arrestato. Un altro perché durante la Prima Guerra Mondiale dal pulpito ha parlato della carità cristiana. Non bisogna odiare. Arrestato. Detenuto a Europa, da lì scappò perché non lo teneva nessuno, scappò e morì mentre ancora andava errando a Padova, morì dai sacerdoti di Comboni, grande missionario, Nigrizia. Quale Comboni? Fu uno dei sottoscrittori della vita, scritto da Bayard di Volo, di Francesco V, tanto per dire come la pensava un altro grandissimo santo che ha fatto tantissimo contro la schiavitù, per le popolazioni della Nigrizia, era anche lui un cattolico intransigente, un cattolico temporalista. Due furono le ferite terribili, ho 4 minuti per finire, due furono le ferite terribili al movimento intransigente, che deve tutto a Pio IX e a Leone XIII. E a proposito di Leone XIII vi devo dire, ho ancora 3 minuti, Leone XIII vi devo dire, diede una somma dottrinale straordinaria. Tutte le encicliche, Humanum Genus, soprattutto contro la massoneria, identificò il nemico della massoneria e la civiltà cattolica dei gesuiti anche nel giudaismo di quei tempi. Poi abbiamo nello stesso tempo la dottrina tomista, tutto il pontificato di Leone XIII e San Tommaso, la sua dottrina sullo Stato, i rapporti tra Stato e Chiesa, la sua dottrina sulla famiglia, la filosofia, tutto è San Tommaso. E questo è il gran vantaggio di questa generazione di cattolici sulla generazione dei cattolici della Restaurazione, inficiati in un tradizionalismo fideista che non era dottrinalmente, o meglio filosoficamente, ben fondato. Ebbene, vi dicevo di queste due ferite che rovinarono il movimento intransigente. Una dal di fuori, una dal di dentro. Dal di fuori, la persecuzione dello Stato, che nel 1898 fu terribile. Dal di dentro, e ne parleremo nella terza lezione, la nascita del movimento democratico cristiano in senso politico, non nel senso dei fratelli Scotton o di un Monsignor Benigni, guidato da Don Romolo Murri e che poi darà vita, seppur in maniera diversa, alla Democrazia Cristiana. Ne parleremo in seguito. Siccome parleremo in seguito di questo colpo di grazia, perché fu San Pio X a dover chiudere l'opera dei congressi nel 1904, Paganuzzi è stato messo da parte, sarà il conte Grosoli, il quale veniva da una famiglia non di tradizione cattolica, diciamo così, il quale simpatizzava per Don Murri e che guidava l'opera dei congressi, e San Pio X, pur di vedere l'opera andare alla deriva, preferì sopprimerla e cambiare tutto. Con questo atto di San Pio X nel 1904 si chiude la pagina dei cattolici intransigenti, nascerà quella dei cattolici integrali. Questo per i problemi interni che vengono quindi dal nemico
che, come diceva San Pio X, è sempre nascosto, per dire così, nel seno, nelle viscere della Chiesa. Non si confonde con la Chiesa, ma si nasconde nella Chiesa, in buona fede per alcuni e in cattiva per altri, per distruggerla dal di dentro. Dal di fuori, invece, il colpo fu la repressione del 1898, che provocò anche molte divisioni tra i cattolici per sapere come reagire, come rispondere. Allora, non ho più tempo, voi sapete che il Centro Studi Giuseppe Federici ha pubblicato, per esempio, dei passi scelti, tratti da Don Olgiati, della Cattolica di Milano, il sacerdote Francesco Olgiati, con le decisioni dei prefetti, del ministro di quei tempi, di Rudinì, ridicoli. Dice, poiché il partito dei clericali vuole, tramite le opere sociali in pro della plebe, giungere al governo del paese, sono dei sovversivi. Ecco, questa è l'idea di democrazia e di liberalismo che c'era, no? Siccome vogliono poter governare anche loro, convincendo il popolo, allora sono dei sovversivi e sono da trattare come dei sovversivi. Allora vi citerò, poiché non ho più tempo, solamente una chicca che giustamente Don Carandino ha sottolineato, di un documento prefettizio. Si sa che i prefetti a volte sono delle persone degnissime, a volte però sono costretti, visto che devono loro frenare le cose, vietare per esempio chi compra il biglietto andare allo stadio, e così a volte devono fare altre cose un po' strane. Ecco cosa dice questo prefetto. Considerando, è del 27 maggio 1898, Vicenza, considerando che i circoli della gioventù cattolica, organizzati come sono ovunque dall'iniziativa dei clericali, costituiscono delle vere e proprie associazioni politiche, sì, perché volevano il regno di Cristo Re, come è stato esplicitamente comprovato in diverse circostanze di pubbliche manifestazioni. Adesso c'è la chicca. Considerando che lo stesso motto dagli anzidetti circoli assunto, poi sarà quello dell'azione cattolica, dunque questo motto assunto da questi circoli, qual era il motto? Preghiera, azione, sacrificio. Prova la loro organizzazione a scopo di lotta, la quale non può, a meno di riuscire, pericolosa per le istituzioni, in virtù delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge comunale provinciale, ordina l'immediato scioglimento dei circoli di gioventù cattolica di Vicenza, di Bassano, di Noventa Vicentina e di Valdagno. Le locali autorità di pubblica sicurezza sono incaricate delle esecuzioni della presente ordinanza, che sarà regolarmente intimata ai capi, nello stesso tempo che saranno perquisiti i locali, sede di circoli. Vicenza, 27 maggio 1898, firmato Becchioni. Furono soppressi 4 comitati regionali, 70 comitati diocesani, 2600 comitati parrocchiali, 600 sezioni giovanili, 5 circoli universitari, 20 circoli di gioventù cattolica, 400 associazioni cattoliche di diversa specie. Tra l'altro anche la sezione di Modena, che siamo a Modena, fu soppressa. Quindi vedete, molti si dimenticano di cosa accadde, molti dimenticano l'eroismo di questi uomini, la loro fede, il loro amore sincero per il popolo, perché veniva dalla carità che viene da Gesù Cristo, non da interessi di parte, e noi dobbiamo rendere onore alle loro battaglie, mantenere la loro fede, alzare il loro vessillo, conoscere i loro scritti, la loro dottrina e le loro opere, che malgrado gli anni passati non hanno perso di attualità, e vedremo come la loro battaglia continuò nel movimento del cattolicesimo integrale sotto il pontificato di San Pio X. E concludiamo come avrebbero fatto loro: viva il Papa Re!